Quando facciamo promozione la facciamo un successo, sicuramente l'incoming è una delle leve più importanti da attivare, perché portare operatori sia turistici sia a livello di prodotti sia di qualsiasi genere che possano vedere le nostre eccellenze è per noi un successo. Anche un grande successo di persone, perché questa sera qui a Pescara ci sono tantissime persone. Ma guardi, il format è di successo già da diversi anni e io con grande orgoglio diciamo raccolgo l'eredità di Becci. Ci accomuniamo anche per la prima volta a Chieti e questa per me è una grande soddisfazione, perché il sindaco ha risposto bene e andiamo avanti così. In sinergia con la Camera di Commercio siamo al terzo anno di questo appuntamento che illuminerà il nostro Natale e siamo certi che, come negli scorsi anni, sarà un successo. Qui già siamo in Piazza Salotto che si sta mobilitando. Abbiamo fatto quest'anno uno sforzo affinché le luminarie fossero il più diffuse possibile lungo i 33 chilometri di territorio cittadino. E adesso qui siamo un po' nel cuore, nella Piazza Salotto, con l'albero alle nostre spalle, questa nuova installazione che è il trenino, c'è Babbo Natale, insomma stiamo avvicinandoci al 25 dicembre, mancano solo 17 giorni, una data che ho ben in mente perché è anche il mio compleanno. Umberto Di Primio, primo cittadino di Chieti, da quest'anno le luci d'artista illumineranno anche il capoluogo teatino. Sì, una grande e bellissima iniziativa che abbiamo voluto condividere con la Camera di Commercio e che rende la nostra città una delle città ormai abruzzesi che si rivolge anche a questo evento per attrarre sul nostro territorio delle persone. È un modo per creare calore, per creare atmosfera, ma è anche un modo per dire che il nostro Abruzzo è in grado di dare qualcosa in più nel periodo natalizio. Queste luci d'artista nel centro storico e nella parte bassa della città sono un modo per dire che anche Chieti inizia a far parte, entra a far parte di quelle città che si affida all'atmosfera natalizia per fare incoming, per portare persone nei centri delle città e anche per dare una mano al commercio, perché c'è anche questo: creare un po' di atmosfera in più vuol dire muovere di più l'economia, vuol dire creare le condizioni che sia un Natale un po' migliore rispetto a quelli che la crisi ci ha lasciato in questi anni.